La Virtus Baricano festeggia nel migliore dei modi il trionfo del girone A di prima categoria con un roboante 8-3 ai danni dell'Angelese, lo stesso club costiero che ha voluto omaggiare il sodalizio nero-verde con il Pasiglio d'Onore e con una targa celebrativa. Una vittoria che certifica la grande forza degli uomini allenati da Marco Proia che hanno voluto regalare una grande gioia alla propria gente dopo l'aritmetica arrivata la scorsa settimana contro il Popoli. Una cavalcata quella della Virtus è iniziata a partire dalla terza categoria e che ora vedrà i neroverdi disputare un campionato di promozione, entrando quindi a far parte della famiglia delle Aquilane che giocheranno nella prossima cadetteria regionale. Spazio alla festa e alle interviste ai protagonisti. Per me personalmente, come per me, come per gli Annarelli, come Latino Di Marco, siamo Andrea Panone, siamo i pochi che dalla terza categoria siamo arrivati fino alla promozione. Per me personalmente è una soddisfazione personale perché farlo da capitano in 7 anni, portare la Virtus Baricano, cioè contribuire a portare la Virtus Baricano in promozione è solo una soddisfazione enorme. Latino Di Marco, Latino, insomma, oggi grande festa qui a Baricano con questa netta vittoria contro l'Angelese, insomma, ritorno in promozione che sicuramente per voi è importante, no? Sì, splendida cornice di pubblico, incredibile, tutta la vallata, tutti gli amici, i conoscenti, sono al nostro fianco, è stata una giornata incredibile, fin dal primo giorno a parole ci abbiamo creduto, ma dopo man mano con i fatti abbiamo concretizzato tutto quello che pensavamo di fare con tutti gli allenamenti e le partite. È un'emozione grandissima perché vincere un campionato ad oggi lo sappiamo benissimo tutti quanti che non è facile. Poi con una squadra del genere, rimanendo umili perché siamo stati veramente umili tutto il campionato e ci siamo tolti molte soddisfazioni. E credo che ne valsa la pena perché oggi siamo qui a festeggiare tutti quanti insieme e tutto qui. Andri Solomaga, entri anche oggi una giornata importante per la Virtus, una netta vittoria contro la seconda in classifica e soprattutto oggi c'è la festa per il ritorno in promozione. Tu che sei tra i nuovi arrivati, sicuramente è un traguardo importante, giusto? Sì, è stato molto importante vincere soprattutto con la prima botta, diciamo, di rifare la squadra nuova e a vincere non è mai scontato, è facile. Quindi, però noi abbiamo fissato l'obiettivo dall'inizio col presidente, siamo messi sul tavolino, abbiamo cercato di costruire la squadra per provare a vincere. Poi dopo man mano ci abbiamo creduto sempre di più e siamo arrivati a questo che è una bella cosa per il paese, per tutto il gruppo dei ragazzi e anche oggi con tutta questa gente è bellissimo vincere la partita contro la seconda. Gianni Padovani, allora mister, sta volgendo al termine una stagione direi importante per la Virtus, oggi c'è la festa, tra l'altro con un 8-3 pazzesco, insomma una promozione che assolutamente si può dire meritata. Sì, penso che nell'arco del campionato la squadra ha meritato ampiamente la vittoria. Oggi è stato il coronamento di questa stagione, abbiamo chiesto ai ragazzi di finire il campionato alla grande, soprattutto perché eravamo in casa ed è stata la giusta cornice a una stagione veramente da incorniciare. Senti, una domanda più personale, tu come ti Oh, trovi nelle Emilia! vesti di allenatore? Emilia! Ma è stata una bellissima esperienza, infatti ho ringraziato e ringrazio anche adesso il presidente e il mister per avermi dato questa possibilità. Un nuovo ruolo che mi ha entusiasmato anche grazie all'entusiasmo di questi ragazzi e mi sono divertito, ci siamo divertiti e soprattutto abbiamo vinto. Mister Marco Proia, diciamo che la festa promozione della Virtus si conclude nel migliore dei modi con questo clamorosissimo 8-3. Innanzitutto le volevo chiedere se se lo aspettava questo risultato così Guarda, roboante. ti devo dire, siamo capaci di tutto e oggi l'abbiamo dimostrato, da 3-0, 3 pari, poi non siamo mai fermati, comunque la partita è andata benissimo, i ragazzi se l'hanno messa tutta e meritano questo Grande risultato mister! ed altro, quindi è giusto così, è una grande festa per tutti, quindi divertiamoci e